Oh, questo è il primo podcast ufficiale. Primo podcast, cioè, quindi dovresti sentire se va male è colpa mia, se va bene però... Ma noi non puntiamo alle views, puntiamo a raccontarvi delle cose che a noi fanno stare bene. E questo è l'obiettivo. Assolutamente. Buongiorno ragazzi, bentornati su Officina del Pilota. Oggi sono con Lorenzo. Eccoci qua. Grazie per essere qui con noi oggi. Grazie. Parto subito a bruciapelo. Prima domanda. Cosa vorresti fare oggi? Oggi intendo nella vita, nel 2024. Quello che sto facendo. Cioè, io è sempre stato il mio sogno nel cassetto lavorare con le moto, sin da piccolo. Diciamo che da piccolo dicevo, ma che cosa posso inventarmi? Che cosa posso fare per lavorare effettivamente con le moto? Mi rispondevo soltanto il pilota, ma non avevo le competenze. Ho detto, posso andare a consegnare le pizze, almeno sto sulle due ruote. E alla fine ho trovato la mia strada, che è stata YouTube. E quindi io tutti i giorni mi sento soddisfatto, mi sento felice con me stesso per quello che faccio e sto bene. Sì, diciamo che da una passione poi è diventata un lavoro, perché adesso la tua è un'azienda. Sì, la considero un'azienda, sia l'officina, che adesso è un'officina, ma proprio YouTube adesso è strutturato non soltanto solo come gioco, ma proprio come un'azienda. E immagino la mole di lavoro da gestire sia veramente enorme. Sì, considerando che ci sono, insomma, tre video a settimana. Caspita! Tre video a settimana, il secondo canale, che è più piccolino, però comunque si porta via tempo. Sai, certo, benissimo che... sempre video devi realizzare, sì, produrre. Poi magari fai 1000 visualizzazioni sul secondo canale, ma sempre porta via tempo. E poi gestire tutto, gestire i videomaker, gestire cosa far uscire prima, cosa far uscire dopo, la copertina. Pensare a questo, la copertina è la parte che personalmente mi stressa di più. Scusa se sono un po' uscito fuori dalla domanda, ma a proposito te ne faccio un'altra. Lorenzo, per te YouTube è... so che è stato un gioco all'inizio, sì. Uno, perché hai iniziato che eri giovanissimo, sì. Perché andavi sulle moto, che per te era una roba bella, proprio ti rendeva felice. Poi però, che succede? È diventato un business. Come ti senti adesso? Come la vivi? Ah, è sempre bello, ci sono sempre il divertimento, no? Anche perché, insomma, il giorno che smetti di divertirti è meglio che lasci stare. Però adesso è più un business, sono sincero. È tutto strutturato e soprattutto vivendo di questo è diventato per forza un business. Poi c'è anche il divertimento, assolutamente. Quello che ti voglio chiedere, ti emoziona meno e quindi dici che è un business per questo, o perché la mole di clienti che servono per portare avanti un canale come il tuo, grande, enorme, parliamo di 300-500 mila follower, è ovviamente, poi è impossibile, non si può autogestire. No. Ti servono ovviamente le partnership che ti permettono di andare avanti. Certo. Quindi è tanto tanto sacrificio, tanto impegno, e quella parte lì di puro piacere è finita? Oppure cerchi di schivare un po' i colpi, tra virgolette, certo, passami il termine, e quindi quando arriva il contenuto, quello che senti tuo, torna quell'emozione? Torna, meno rispetto all'inizio. L'inizio era soltanto divertimento, qualsiasi cosa era nuova, qualsiasi cosa era gioia. Adesso meno, sono sincero, non so sinceramente se è perché uno piano piano si abitua, diventa okay, un po', tra virgolette, monotono. Però capita a volte, sempre in base ai contenuti, quelli più sfiziosi, quelli più divertenti, che torna quella passione. E ritrovo quel gioco di iniziale, ecco. Certo, ma questa cosa dipende dalla moto che guiderai, per esempio, nel prossimo video? Sì, anche. Assolutamente, sì, ma dipende, è più che per la moto, per l'esperienza che andrò a vivere, l'esperienza generale. E infatti mi parlavi poco fa, prima di iniziare con le telecamere, che a te piacerebbe poi, diciamo, vedere lo sviluppo del canale anche attraverso i viaggi, le esperienze dei viaggi. Però sulle due ruote. O è proprio una cosa che vorresti fare come esperienza di vita, a prescindere dalle moto? No, allora, per il canale assolutamente due ruote. Io tutto ciò che vivo che sia... ultimamente sto portando anche video sulle quattro ruote e vorrei cominciare un pochettino. Ah sì? Sì, piano piano. Allora ti invito a fare qualche video. Però comunque, sì, avendo costruito una fanbase prettamente di motociclisti ormai, certo, per 7 anni,
In moto, cioè io se viaggio il mondo deve essere in moto e raccontato in moto, perché è poi quello che fa la differenza sul mio canale, perché quello che piace a me è non solo viaggiare e vedere io determinate cose, possibilmente portandomi anche la mia ragazza perché mi piace condividere queste cose, ma soprattutto far vedere il motociclismo attraverso i miei occhi in giro per il mondo. Quindi, bellissimo. Quanto cambia in Marocco, quanto cambia in Nepal, quanto... e fa capire anche i motociclisti del posto come la vivono, che tipologia di passione hanno. Questo per me è viaggiare. Tu in questo momento, io so che sei in una bella fase della tua vita, ti senti molto felice, sì, ma ti senti anche libero? Nel senso, quello che tu puoi comunicare alla gente con una fan base così grossa, ti dà questa sensazione? Sì, io mi sento libero. Mi sento libero di esprimermi, mi sento libero di poter comunicare con tantissime persone, un po' oppresso ultimamente da questa cosa che si sta creando sempre di più del politically correct. Questa è una cosa che mi sta sempre qua, ce l'abbiamo preso. Sì, diciamo che a me colpisce poco, facendo moto, però devo dire che io mi sento libero di potermi esprimere, di poter dire quello che penso. Beh, anche perché quello che fai è ponderato, c'è giudizio, c'è esperienza. Sì. Io ho visto dei video tuoi dove addirittura tu dai delle informazioni utili. Assolutamente sì, sì. Quelli sia sulla guida in strada che nella guida in pista. Mi hai mandato dei link più rappresentativi, anche quello con Max Biaggi, quella come no? È stata un'esperienza bellissima, il video che hai fatto con tuo papà. Come no? Sì, quindi sì. Io ragazzi vi lascio, sapete che una fetta del canale, del nostro canale, l'Officina del Pilota, fa anche le moto attraverso Hangar, che tra un po' ti verrà a fare delle domande anche lui. E quindi ecco, parlare di contenuti di moto ci fa sempre piacere, e vi lascio anche questi due link che mi hai suggerito in questo video, che magari a me farebbe piacere se andaste a vedere di cosa si tratta. Sì, assolutamente, quelli sono due link, ce ne sono tanti sul canale di video per me importanti. Beh, 800 e passa video. Sì, sono tanti. Ho pubblicato tanto, sì. Però sì, quelli? Però quelli sono un po' più significativi, poi ti ho mandato quelli, ma ce ne sono anche. Certo. Diciamo quello con papà, perché ha reso, cioè mi ha dato veramente tanta gioia a me poter... Dillo di che parla. Sì, praticamente mio papà è lui che mi ha passato la passione per le motociclette, per la moto, perché mi portava in Vespa sin da piccolino, dove sulle buche di Roma, in piedi sulle pedane, senza casco, insomma, vabbè, parliamo di altri anni, si poteva fare altre cose. E la passione mi portava al Moto Days, insomma, la scintilla, la passione l'ha fatta scoccare lui. E tempo fa gli rubarono la macchina e dovette vendere la moto per ricomprare la macchina, perché doveva andare a lavorare. E io sono cresciuto con questi racconti di mia madre, più di mia madre, che mi raccontava insomma tutte le marachelle, no, di papà in sella. Però insomma, purtroppo non è più riuscita a ricomprarla. Okay. E ho detto chissà se riuscirò io, già nel 2017 quando ho aperto il canale. Però siamo chi quindi, c'era i soldi, quindi YouTube, cioè tu immagini, no, dove voglio arrivare a dire che poi con l'impegno, perché tra poco parleremo anche di questo, si arriva poi a realizzare oltre che i sogni tuoi, i sogni anche delle persone che ti stanno vicino, e quello dà ancora più soddisfazione nel vero senso della parola, cioè vedere tuo papà felice di una cosa del genere penso che sia una cosa che lui soprattutto non dimenticherà mai, che è piaciuta molto, insomma, soprattutto a te, immagino. Sì, a me tantissimo, anche perché l'ho fatta un po' plateale, no? Natale, cioè... davanti ai zii, per cui il regalo di Natale era quello lì, quindi tutti ti sono rimasti un po' così. La reaction è stata bella, però poi vedere lui contento, papà difficilmente mostra le emozioni, si fa è chiuso? È molto chiuso, okay. Molto chiuso, quindi vedere che ogni tanto riprendeva sto foglio, se lo guardava con la luce negli occhi, per me mazza, era bellissimo, ti ringraziamo tutti per questa bella cosa, però per arrivare a questo, cioè un figlio che poi comunque compra, poi non so neanche quanto possa costare una moto del genere, ma meno a quello. È comunque un bel gesto. Per arrivare a questo bel gesto, tu ti sei messo in testa di fare, da che era un gioco, un lavorone. Perché YouTube poi, ragazzi, io che ci sto dentro anche un po', ne vorrei affrontare questo discorso, e voi vedete il video finito, e poi dietro invece c'è un pensiero, un'idea,
anche delle frustrazioni, volendo, soprattutto quando chi magari reagisce con dei commenti negativi che sono spesso anche costruttivi. Sì. E che noi ovviamente leggiamo, ci pensiamo, non ci dormiamo una notte, rispondiamo, eccetera, eccetera. Sì, poi parleremo pure di quello. Però ti frustra un pochino la reazione magari invidiosa o da leone da tastiera, perché dopo dici, ma cacchio, io invece mi sono impegnato tanto, no? E vabbè, finisce lì, non va oltre, perché poi noi abbiamo continuato come treni sempre in questa strada, in questa direzione, e abbiamo raggiunto degli obiettivi. Ti voglio chiedere, diffidi delle persone che la fanno facile, proprio inerente, questa domanda è inerente a quello che ho appena detto? Sì, secondo me tutti dovrebbero diffidare di chi la fa facile, ma perché? In generale. Perché? In generale, perché non c'è nulla di facile, che sia, ma proprio nella vita, nella vita, e poi su YouTube, perché ovviamente quando le persone vedono quei 10 minuti di spensieratezza che noi gli forniamo, non pensano alle ore di registrazione o anche soltanto, no, dall'idea l'idea che deve partire, e lì c'è un lavoro incredibile, che io a volte li giustifico anche perché dico, vabbè, loro non possono saperlo, cioè, certo. Sai, a volte finché non vieni messo davanti all'evidenza non capisci effettivamente queste cose. Forse, ecco, dovremmo fare più video dove spieghiamo che lavoro c'è dietro. Poi diventano noiosi, non si riguardano. Hai ragione, è il rovescio della medaglia. E quindi continuiamo così a fare il nostro... Dai, questa informazione l'abbiamo passata e la chiudiamo qui, però era doveroso in qualche modo, perché... Quando poi noi mettiamo delle sponsorizzazioni nei nostri video, sempre parlando di prodotti che abbiamo provato, che ci sono piaciuti, perché so che anche nel tuo caso è esattamente così, sì. Veniamo un po' etichettati come marchettari. In realtà poi sono prodotti, per esempio io faccio Mafra Maniac Line, che ho sposato, perché quei prodotti io li utilizzo tutti i giorni. Mia moglie tutte le settimane mi vede lavare la macchina, curare la macchina, e dice, ma che fai? Ti piacciono? Da morire. E quindi quelli sono contenuti pensati con tecnici che hanno sviluppato il prodotto e che mi hanno detto attraverso mail e telefonate, guarda che questo prodotto funziona così, lo devi usare in quel modo perché è così. Quindi ore e ore di lavoro, e poi vedi il video gratis, perché poi il video è gratis. Cioè, no, assolutamente sì. Il mio fotografo dice, se non gli piace cambiassero canale e andassero a vedere Maria De Filippi. Vabbè, battuta. Però io ti do un contenuto tecnico, gratuitamente, informativo. E allora lì poi ti dicono marchettare, dici, cacchio, ma perché? Perché? E quindi quello un po' dispiace. Ti è mai successo? Sì, assolutamente. Ecco. Io ricevo tantissime proposte di collaborazione, anche di brand che effettivamente poi stonerebbero sul canale. Quelli li eviti, però. Quelli li evito, ecco. Assolutamente. Oh. E quindi dico, ok, quindi faccio il mio dovere. Perché? Perché porto sul canale solo cose che parlano di moto, tecnologia applicata alle moto, anche una telecamera può andare bene, no? Comunque, assolutamente. E, che ne so, macchine, sì. Sto iniziando sulle macchine, quindi va bene. Anche in quel caso lì a volte vedo un rifiuto, o comunque se vedo da parte dell'utenza non generica, cioè soltanto di poche persone, che devono per forza stare in certo. Lo fai per i soldi. No, perché tu questo video l'hai prodotto gratuitamente, non ci hai investito una settimana, non l'hai montato pagando montatori. Dico, ma pensate che io mi nutro di aria fritta, è normale che ci saranno tantissimi contenuti dove non c'è nessuna sponsorizzazione, magari anche velata, voi non ve ne accorgete, però... cavolo, ci devono stare per forza dei contenuti perché mi aiutano a sostenere la mole incredibile di lavoro e i costi, soldi. I costi di produzione video sono diventati alti. Le telecamere, i computer, eccetera. Videomaker, tutto. Io penso che i primi 4 anni ho fatto tutto da solo, registravo montavo. Pure tu, sì, esatto. Sì, assolutamente. Io soltanto ci sono arrivato tardi, io vedevo tutti intorno a me che utilizzavano il videomaker e poi ho detto, se io non ce la faccio più a stare dietro, mi serve per forza un videomaker. E questi erano quelli un po' più rognosetti da gestire, ma tutti gli altri, tutti quei follower che ci hanno permesso di essere qui e di dire buongiorno, faccio il lavoro che mi piace. Quanto sono importanti per te questi follower? Queste poi persone. Sì, persone. Se potessero essere amici nostri, io vorrei accoglierli a braccia aperte. Dimmi la tua. Per me sono importantissimi. Sono importantissimi perché mi hanno permesso di essere quello che sono oggi. E quindi è giusto dedicargli tempo e dedicargli delle attenzioni e soprattutto di persona, quando poi li incontro alle fiere, quando mi scrivono. Certo, adesso non riesco più come prima, io ero fissato, rispondevo a tutti,
tutti cercavo di rispondere, adesso magari metto un cuoricino per far vedere che ho letto il messaggio. E però ti dispiace? Ti dispiace? Però mi dispiace non... perché mi piacerebbe rispondere a tutti, certo, quanti. È impossibile. Cioè, prendo una persona e la pago solo per rispondere ai messaggi, a quel punto non sono più io e non ha senso. Perché sono tanti, spieghiamolo. Sono migliaia di commenti. A me capita, ricevo 20 messaggi, cerco di rispondere, mettere cuori, chiudo, pranzo, poi due orette, un'oretta, riapro, 20 messaggi, immaginate così tutti i giorni, comincia a diventare insostenibile, quindi non è che, è proprio perché fisicamente uno non può, perché in mezzo c'ha tante altre cose da gestire, esatto, però no, per me bisogna dedicargli le giuste attenzioni, cosa che secondo me alcuni non fanno. È vero, cioè, pensa che io quando rispondo mi dicono grazie che hai risposto, sei uno dei pochi, io mi sento ancora più in imbarazzo, pensa. E dico no, ma guarda, cioè... no, è capitato, cioè io l'ho visto da alcune persone, alcuni creator che non, vabbè, ognuno però, sì, ognuno la gestisce come pare, poi è una cosa tua che dici, vabbè, secondo me. Che cosa vuol dire avere quasi 500.000 di follower in termini di gestione della mole del lavoro? Vogliamo spiegare, se sei d'accordo con me, che il nostro poi è bellissimo come lavoro, ma è una roba da pazzi. Ti finisce a livello mentale. Io mi devo organizzare, cioè io sono schematico, mi organizzo, so che la mattina devo fare quello, il pomeriggio devo fare quello, al pranzo devo fare quello, e purtroppo è così, ci sono tante cose da cui da gestire e la gente ovviamente non lo sa, perché è normale, cioè non ha in mano le nostre analytics, non sa come vengono gestite le cose, però è un lavoro lunghissimo e sfinente, perché ogni giorno cambia. Ogni giorno devi avere una, anche soltanto pensa al mio canale, cioè io ogni settimana devo creare tre idee per il resto della, al momento per il resto della tua vita. C'è un fenomeno per me, sei un mostro, perché guarda che tre sono tante. Sono tanti, infatti ultimamente purtroppo non riesco più, per anni io ne ho fatti prima due, poi tre, e martellavo come un pazzo. Ti porti il lavoro a casa la sera? Dopo le classiche 8-10 ore, perché non ci credo se mi dici che lavori meno di 10 ore al giorno. No, assolutamente di più, e adesso che ho l'officina purtroppo molto di più. Devi delegare sicuramente, e anche delegando io a volte mi sveglio magari alle 7 e vado a letto a mezzanotte e mezza, l'una, alle 2, perché devo sistemare il giorno dopo, certo. E a volte mi perdo dei pezzettini e quindi dico ok, devo recuperare. Bravo, però è così. Bravo. È la domanda di prima, no? Nulla è facile, esatto, non esiste. Hai risposto così nel migliore dei modi. Lorenzo, quanto costa gestire un canale come il tuo? Costa parecchio, anche perché poi la gente no, dice sempre ma quanto guadagni un sacco. Secondo me dovremmo vedere gli utili, perché poi sì, tu puoi fatturare 2, 5, 10, 200, ma quanto di quei soldi riusi, reinvesti per far andare bene il canale? Cioè io personalmente tanto, che una sia... percentuale? 50%? Sì, minimo 50%, che sia... per comprare una moto, che sia per comprare una telecamera qualità superiore, perché poi pure noi a volte non ci possiamo accontentiamo, no? La telecamera è già top, però voglio ancora di più, e quella è una cosa che non esiste, tutto guadagnato, tutto. Assolutamente spendi, no. Spendi sempre. E poi le robe tecnologiche, computer e telecamere costano un botto. Sì, sì. Costano di più le moto e le macchine, sai? Moto e macchine, sì. Sì, nel mio caso è che io poi non resisto. Sai che mi succede? Che a volte fai dei contratti con le aziende, mm-hmm, per appunto posizionare dei prodotti. Certo. Ma quando arriva il tizio, no? E ti dice, senti, ma facciamo una collaborazione, facciamo uno scambio. Io, per esempio, no? Ti faccio una macchina da corsa oppure ti preparo una moto. Tu in cambio mi racconti questa bella storia. Come no? Certo. Oh, ma quella roba che a me piace tantissimo. Sì, sì, sì. E quello è un mega investimento. Sì, perché nessuno ti paga per fare quei video. Gli spostamenti avanti e indietro e tutta la gestione dello staff che hai costa un botto. E alla fine dell'anno quelli sono soldi che sono usciti. E l'hai fatto per alimentare il tuo canale. Perché? Per dare quella soddisfazione che vogliono i nostri follower, che oltre a noi in primis, i follower hanno bisogno di quella... di quell'energia che tu gli dai. Ed è questo il motivo principale, secondo me, per il quale noi siamo online. Almeno per me è ancora così, nonostante io stia arrivando un po' nella tua direzione. Io sono più piccolo di te, ho iniziato dopo. Non più piccolo di età. Anagraficamente parlando potrei essere tuo padre. Porco Giuda. Sono vecchio. Ma che vecchio. Proprio nel discorso, nel fatto che ho iniziato un
un po' dopo di te, e quindi ancora me la godo, che mi piace, perché io volevo guidare tutte le macchine che c'erano, sportive, tutte, io le volevo guidare tutte, e ne ho già guidate più di 150 serie, quindi immaginati che bagaglio, e quello mi è bastato. Però domani come sarà? E questa è la cosa che mi preoccupa. Tu sei già domani? Allora, io sono abbastanza calcolatore, quindi diciamo che cerco di capire come sarà la mia vita tra 5-10 anni, ci provo almeno, cioè non nessuno ha la palla di vetro. Certo. Però sempre di più voglio cercare di delegare, cioè io voglio cercare di delegare, voglio cercare di fare di meno, perché io di indole sono pigro e indolente proprio. Ok. E quindi vorrei cercare di arrivare a un punto dove io mi diverto, registro, faccio soltanto quello che voglio. Cioè, ecco, per me il mondo perfetto adesso su YouTube sarebbe soltanto fare contenuti dove mi diverto. Sì. Faccio solo che dico, quello è un sogno. Questo voglio fare. E tutte le altre cose no, basta via. Però prima o poi forse ci arriveremo. Quindi posso ufficialmente dire davanti alle telecamere, perché abbiamo parlato prima, se tu avevi un sogno nel cassetto, sì, mi hai detto ce l'avevo, ma l'ho realizzato. Esatto, andando in moto e facendo il lavoro che faccio. Però forse se te la faccio ora, che è passata mezz'ora, mi potresti dire che il tuo sogno nel cassetto forse è quello di divertirti in quello che fai, che è la missione di tutti gli esseri umani, io penso. Ci hanno fatto pure un film, quello con Will Smith, te lo ricordi? Sì, la ricerca della felicità. Sì, forse sì, la quindi, grande volta è quella, cioè fare dei contenuti o comunque solo quello che vuoi, solo perché inevitabilmente faccio adesso solo quello che mi piace. Pensa che io feci un video che poi ho eliminato dal canale perché mi vergognavo come un ladro. Forse il mio primo video di YouTube tanti anni fa aveva questo titolo e mi ridevano in faccia. Però sai che quello lo puoi fare, quel discorso, se hai una grande voglia, forza di volontà e, come hai detto tu prima, costanza. Cioè, domani devo fare ancora un po' di più di quello che ho fatto oggi e dopodomani. E ci vuole forza. E questo ti porta a non fare sempre quello che vuoi, ma ti porta a fare le cose che devi fare. Esatto. E quindi è quella che fai una scalina indietro. Siamo sempre lì. È quella la bilancia. Ok. Prima di sganciarti a quel signore là, Tony Hungar, che scalpita, poi si vede le moto. Io invece voglio sapere un'altra cosa, perché a me piacciono da morire le moto, però mi piacciono più le macchine. Ah, dove io sono meno preparato però, infatti, le mani avanti. Adesso ti prego io, mi dai una tua top 3? Non so se chiedertela budgetless, nel senso senza budget di cambia, automobile, cambia. Non so che domanda farti. Infatti ragazzi, a proposito, se voi avete in mente, perché qui iniziamo a fare podcast a go-go poi, in mente domande da proporre ai nostri ospiti, allora scrivetecelo nei commenti, perché no? Oppure se devono pure scrivere al canale mio, perché assolutamente sì, anche perché così semplice, cioè il tassino sta qua è gratis. Dai. Allora, caro mio, me ne dai una dai 10 ai 50. E già ce l'ho, perché è la stessa da quando ho iniziato YouTube. Ok? E poi me ne dai un'altra dai 50 ai 100. Ok. E poi mi giustifichi pure se mettiamoci un anteriore, un posteriore, un 4x4 e perché? Ok. Dai. Ok. Allora, 10-50. 2050. 2050 per me è quella che ho comprato da poco, che è la Yaris GR, perché al momento è quella che la macchina proprio secondo me mi dà più soddisfazioni, la possibilità di cambiare un pochettino la trazione, e certo non c'è un posteriore puro, però ma come esci le tornate? Esci divertito. Pure quando piove. Esci divertito. E la possibilità di avere una macchina che concettualmente quando tu la vedi dici vabbè, quella è una Yaris. E poi invece cammina. È una sleeper. A me quella cosa lì. No, ormai non è più sleeper, quella che lo sanno tutti che mena. Come dice l'ottimo Gasi Garage, cartella. Cartella. No, mi capita l'altro giorno, stavo pure col Mustang. Ah sì? Sì. Capirai, sei passato Yaris sopra. Quindi è divertente, a me quello piace. È stupenda quella macchina. Cambio manuale. Sì. Rev match, puoi pure disattivarlo. Sì, la doppietta, diciamo. Certo. A me è piaciuta tanto. Ok, e invece io prima di comprarla mi sono guardato tutti i tuoi video. Tutti, sì. Sono tanti. Quella stock, quella che l'hai provata a modificare insieme al Berruti.
visti tutti. Sì, che quello è il problema, è che è un tre cilindri, non suona un cazzo, scusate. Vale, no, lo so. Ma lo so. La sua è che io sono bravo a far suonare gli scarichi con i microfoni. No, scherzo. Salendo un po' di budget. Vai. Che posteriore, anteriore, quattro. La macchina che ho sempre voluto, c'è anche un video sul canale del 2017 in cui lo dico, è la AMG GT-R. Perché? Me la devi motivare. Perché l'ho sempre adorata dal punto di vista estetico. Estetico. Questo motore enorme, slanciato, dove stai dietro, piccoletta dietro. La forma l'ho sempre preferita a Lamborghini, Ferrari, non lo so perché. Ma, è sempre fatti, stato così. E poi il sound del motore anche l'ho sempre adorato. Sì. E poi ho sempre detto che quando la prenderò, perché io la prenderò, certo. La prenderò verde smeraldo con i cerchioni. Cottissimo. Ma io qualsiasi cosa prendo, che siano le moda, io sono arrivato. Ma giusto. E io deve essere tutto sgargiante, super vistoso. Infatti, la grafica della GR che è argentata, grigia, a vita breve. Io sono leggermente più classico di te, ma perché sono un po' più vecchio, mica peraltro. Io sono un po' tamarro. Bello, bello, mi piace. Bene. Non mi ricordo se ti ho detto due o tre macchine. Mi sa che hai detto... Se ce ne fosse una budgetless, cioè sono proprio... ce l'ho da buttare. Vabbè, impensabile. Ho vista la Cresina a Cortina, la McLaren P1 Senna. Sì, era. Sì. Quella. Quindi a te ti piace la roba molto visto, molto appariscente. Sì. A me mi piace essere sgargiante, essere visto, cioè, mi piace mostrare quello che ho conquistato. Quindi, però attenzione, non vorrei che passasse il messaggio che è più la forma che la sostanza. Dici delle moto no, ma delle macchine pure volendo. Però... Che poi quella poi è seguita che fa paura, cioè non è che non abbia tecnica quella. Sì. Ecco. Però... non lo so, perché, cioè, nel senso dici che la McLaren è poca. No, assolutamente no. La McLaren io non l'ho mai guidata, e questa è una mia caratteristica. Se non l'ho guidata, non ne parlo mai. È come me con le moto. Mai, non mi posso permettere di dare un'informazione sbagliata, perché come te, anche per me, i miei follower. Mm-hmm. Oh, amici virtuali, più che le follower, cioè, sta parola i fan, non mi piace. Sono delle persone che vanno rispettate, perché io penso come te che sì, noi siamo qui anche per loro, per la nostra forza, ma poi senza loro non sarebbe stato mai possibile. Allora, io intanto ti ringrazio di cuore veramente per questa ospitata, ci ha fatto tanto piacere. Ti lascio al Tony che ti deve chiedere qualcosa su una moto o alcune moto. Vai, lì sono preparato. Grazie mille, è stato un piacere. Ma che scherzi. Eccoci qua, pronti. Sul concreto, tecnico ma anche romantico. Sì, facciamo più romantico e tecnico. Parto col filosofico. Vai. Cos'è per te la moto? Ecco, magari do una risposta scontata, però per me è la vita. Cioè per me è... la moto è sempre stata, sin dai 14 anni, la fonte di qualsiasi cosa, di amicizia. Perché no, di amore, per me è stata sempre una compagnia costante che mi ha accompagnato fino ad oggi, per tutta la vita. Se poi il sogno era sempre lavorare con la moto, immagino. No? Dai in sella che compravi, disegnavi, immagino, ti vedevi già sulla tua moto. Sì. No? Forum, al tempo quando forum, Tingavert, mi ricordo, ci stava, scrivevamo sui forum, lo scooter, poi la moto, incredibile la moto, non sei riuscito a comprare. Hai fatto un percorso classico, cioè dal 14 anni motorino, sei passato al 125 tutte? Sì, ho fatto un motorino, poi Husqvarna 125 due tempi. Motard, bella, sì. Bella. E poi ho preso una per Motard e poi invece sono riuscito a prendermi un 11. Anche la 2? Ho fatto, no, perché io sono vecchietto e quindi ho fatto direttamente, oddio non mi ricordo, ho preso lo Husqvarna, che mi sono tenuto fino a tarda età, ho aspettato, giusto, saggio. Perché mi divertivo con lo Husqvarna. E poi a 24 l'hai fatto il salto. E poi ho fatto il salto direttamente a 3, Hypermotard ho preso, okay. 796. Quindi okay, modello vecchiotto, e poi ho preso Ettorina 1199, la Panigale 1199. Io ti ho conosciuto con Ettorina, sì. Ho visto tutta la tua evoluzione dei video, gran bella moto, sì, ce l'hai ancora? Sì, quella non si dà via nemmeno, guarda,
sta lì, deve rimanere lì. Anche quella l'hai fatta a varie colorazioni, ha avuto i periodi più tamarri, meno tamarri, sì. Però è sempre bellissima. Sì, quella probabilmente mi odierà quella moto, non ne può più perché avrò cambiato tipo 6-7 colorazioni. È la moto più amata del canale, tutti mi hanno, la maggior parte, sì, la maggior parte mi hanno conosciuto con quella. Facile, te la sei scelta facilissima. Infatti, ma lì per lì, sai, guardi più l'estetica, ti piace, dopo capisci che è una moto difficile. Quindi sei un esteta della moto anche. Sì. Sì. Prima lo ero, adesso guardo più come quanto mi affatica, come riesco, se riesco a farla andare forte. Okay. Quindi ho fatto. Quindi sei un motociclista diverso. Sì. Cioè, guardando il tuo canale si è vista proprio un'evoluzione, no? Sì. Strada, pista, e oggi molto più viaggiatore. Sì. Sì, ho passato tutte le fasi, anche quelle sbagliate, no? Dove si cammina tanto per strada, dove si va troppo fuori le righe, non che abbiamo fatto tutti, non che oggi non bisogna essere ipocriti, si cammina con così, però al tempo era veramente troppo, era sbagliato. E poi dopo da lì la pista, proprio la pista, ma basta, non mi frega più niente della strada, voglio fare solo pista. Però io, perché dovevo fare i video, ci andavo comunque, certo, per strada. E poi ho scoperto i viaggi e da lì la pista sempre meno, anche per via degli incidenti che ho fatto. Uh-huh. E più viaggi perché ti aprono proprio, ti cambiano. Uh-huh. Cioè ti cambiano dentro. Però lo sai che io sono un fissato, un malato di pista. Ma con Max Biaggi com'è stata? Che esperienza hai vissuto? È stata un'esperienza magnifica, fantastica. Sin dalla prima email che ho ricevuto da parte di Dario, il suo manager. Okay. E io non ci credevo, cioè pensavo fosse uno scherzo, e invece no, perché Max, che magari c'ha il suo carattere, no? Ma Dario mi ha detto: tu sei l'unico creator, sei l'unico youtuber con cui secondo me Max si potrebbe trovare bene. E sì, è stato bellissimo, è stato un sogno. E per me è stato veramente, guarda, non so nemmeno trovare le parole per descrivere quello che ho vissuto quella giornata a Vallelunga, perché facevo le cose quasi non ci dovevo pensare, perché se ci pensavo troppo mi emozionavo, cioè, entravo nel pallone. Immagino. E quindi le vivevo così, proprio come arrivavano. Entrare in pista, allora dai, bisogna entrare, allora facciamo così, 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 con Max che mi parlava e fa: allora la pista adesso è solo per noi due, facciamo questo. E io sentivo una pressione addosso dal oddio faccio schifo, che ne so, devo stargli distante. È stata un'esperienza unica. Ma era il tuo pilota del cuore anche prima? Cioè c'è un legame con, sì, con da tifoso con Max Biaggi? Sì, sì, diciamo che è un po' strano perché io ho sempre piaciuto Max e allo stesso tempo Valentino. Mm-hmm. E i miei hanno sempre tifato Max. Mm-hmm. Cioè ho sempre avuto il poster lì firmato di Max, quindi capisci che crescere con il poster lì e poi riuscirci in pista insieme, una giornata soltanto dedicata per te, per me e lui. Però sì, è stato il mio pilota del cuore. Poi posso dire che sta emergendo ora un Max Biaggi molto più, che sicuramente lo era anche all'epoca, però ora sta emergendo, sì, un po' più bello, sì, di cuore. È figo, sì, capito, sì, proprio, sì, esatto, di cuore. È vero. Hai visto il casco che c'è alle nostre spalle? Sì. Anche io uso quel casco lì, perché è normale, l'età nostra, chi è cresciuto, perché è amante delle moto, Valentino Rossi è stato tanto, un compagno di giochi, però quando cresci dici: cacchio, Max Biaggi, ma che ha fatto Max Biaggi? Ogni tanto ci siamo scritti anche noi e facciamo la battuta: con quel casco devi decidere, o tifi uno o tifi l'altro. Però è bellissimo il Max Biaggi io dico questa e cosa, che cazzo ha fatto, cioè Suzuka 98, basta, spettacolare, ecco. Sì, cioè, sì, proprio. Io dico questa cosa del carattere di Max semplicemente perché l'ho vissuto, e ogni tanto ci siamo sentiti, è semplicemente perché non è stato capito, mentre Valentino aveva un carattere espansivo, sì, sì, sì. Max anche è così, è giocoso, è scherzoso, ma si lascia meno, è un po' più chiuso, ok? Ma anche lui, con le giuste modalità, con le giuste persone, si apre ed è una persona fantastica. Ci credo. Purtroppo però questo alcune persone non... ma è normale, quando poi si entra nel tifo poi non si ragiona più, no? Esatto. È capitato in quella fase lì, però insomma da appassionato di motociclismo, come siamo noi, come sono molti di loro, quando vedi quello che ha fatto Max Biaggi, i 4 mondiali consecutivi, tutto il percorso dopo, è non uno puoi dire dei niente. Top in assoluto, fantastico, fantastico, che figo.
Vieni, vieni qua, parlami nella tetta. Entro in camera anche senza microfono. Eccoci qua, ragazzi. Eccoli, dai. Qua. Oh, questo è il primo podcast ufficiale. Primo podcast, cioè, quindi dovresti sentire. Se va male, è colpa mia. Se va bene, però. Ma noi non puntiamo alle views, puntiamo a raccontarvi delle cose che a noi fanno stare bene. E questo è l'obiettivo. Assolutamente. Ma lo sai, Lorenzo, che io lì c'ho una cucina. Lorenzo, la sfruttiamo. Mi piacerebbe fare a cena dal pilota. Come la vedi? Si parla di motori e dietro c'è uno chef che ci prepara la magna. Tu come sei messo? Molto bene. Adesso no, mangiarlo a cucinare. No, cucinare zero. Ah, quindi voi cucinate. No, io pensavo. No. Voi cucinate. A mangiare. A mangiare è benissimo. A mangiare è benissimo. Dai, mi fa davvero piacere. Oh, ragazzi, grazie. Grazie a voi. Grazie. Iscrivetevi.